Buonasera a tutti, bentrovati al quarto appuntamento stagionale di Martedì Critici. Questa sera con Carlo Alberto Bucci abbiamo il grande piacere di avere qui palco di Martedì Critici il grande Giovanni Frangi, al quale farà un grande applauso per la sua partecipazione. Grazie. Ringrazio anche la Galleria Lombardi che ha promosso, quindi che ha collaborato per la realizzazione di questo evento. E quindi Giovanni Frangi è un nome conosciuto anche a Roma, perché qui a Roma tra l'altro ha vinto il primo premio della quadriennale, la dodicesima quadriennale del 1997, ma poi ha realizzato le mostre al Maxi, recentemente ha realizzato un'importante mostra a Palazzo Poli, quindi Istituto Nazionale per la Grafica. È chiaramente un artista che tra l'altro ha anche abitato per un po' di tempo qui a Roma, quindi ha frequentato il milieu artistico capitolino negli anni in cui gravitavano figure come Gino De Dominicis o Joseph Kosuth, ma soprattutto è a Roma che, se vogliamo, ha avuto il primo, diciamo così, la prima ascendenza dal punto di vista artistico, e che è stata quella di Mario Schifano, che non ne fa un mistero, lo ha detto più volte, insomma è uno degli artisti sicuramente che lo hanno ispirato maggiormente. La sua ricerca si è sempre inserita all'interno della natura, del paesaggio più in generale. È un paesaggio quindi che, se vogliamo, rimonta già agli inizi, i paesaggi dei nuovi selvaggi, che ancora prima erano quelli dell'espressionismo chiaramente tedesco della Brücke, e quindi ecco artisti come Fetting, ma anche poi come Baselitz e tante altre figure, diciamo, che hanno operato nel periodo degli anni 90, soprattutto a Milano, la città dove è nato il 12 maggio del 59, la città nella quale operava, insomma, la Galleria Cannaviello, e che all'epoca, no, aveva portato però in Italia la maggior parte di questi artisti, appunto, di area tedesca. Giovanni Frangi quindi inizia giovanissimo, è di fatto un figlio d'arte, perché lo zio, il fratello della madre, non era altro che Giovanni Testori, insomma una delle figure di intellettuali italiani più importanti del Novecento, che muore nel 93, insomma è un critico letterario, poeta, oltre che essere un critico appunto d'arte. Quindi diciamo che l'arte la respira fin dai primi momenti, ma è subito una fan prodigio già da piccolo, perché già da piccolo dimostra appunto di avere una grande predisposizione per il disegno, per i colori, e quindi poi frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera, si diploma, e da lì già appena 23enne, avrà la sua prima mostra importante alla Galleria Bussola di Torino, tra l'altro una galleria dove aveva esposto anche per la prima volta anche Mario Merz, quindi una delle gallerie più importanti per l'epoca. E poi da lì comincia, insomma, questo suo percorso, che lo porterà intanto chiaramente nei musei di tutto il mondo, da Los Angeles a Pechino, passando insomma poi per l'Europa, soprattutto realizzando tantissime mostre attraverso quelli che sono diventati poi dei cicli, no? Lui opera attraverso appunto dei cicli che poi vengono terminati e quindi vengono poi chiusi. Poi un discorso, se vogliamo, che si avvicina un po' a quello che faceva Burri, no? Quindi procedeva attraverso determinati momenti, passava dai sacchi poi alle plastiche, dai cretti fino ai legni combusti, insomma procedeva in questo modo. Chiaramente la sua ricerca è tutta all'interno, come ho già detto, del paesaggio, un paesaggio iniziale che è invece costellato anche da figurazioni, quindi dove sono presenti tangenziali o svincoli autostradali. Questa è una pittura che è del 1997, ma anche avvalendosi della fotografia il suo percorso viene portato avanti attraverso appunto un'indagine proprio sui paesaggi che lui coglie attraverso proprio la presenza viva. Sono paesaggi che lui vive direttamente, di cui poi rimporta appunto le fotografie e le quali lavora nello studio. Sono tantissimi progetti che ha dato vita nel corso
del tempo, progetti anche con la presenza di tele di grandissime dimensioni, no? Questa è una caratteristica, ad esempio, di una mostra che aveva realizzato nella Villa Panza di Biumo, con delle tele enormi, ma soprattutto, ecco, negli ultimi anni subentra anche un altro aspetto, che è quello legato alla scultura, ovvero ci sono alcune di queste installazioni appunto pittoriche prevedono anche, diciamo, la presenza di sassi colorati o a volte anche di gessi, no? Che prevedono questo nuovo ingresso della sua ricerca, e chissà, poi ne parlerà allo stesso artista, chissà se poi questa ricerca prosegue ancora oppure si è fermata. Comunque, tanti altri aspetti sicuramente che tratteremo durante questa conversazione. Nel frattempo io mi taccio e lascio la parola a Carlo Alberto Bucci, che farà la prima domanda all'artista. Grazie. Ho dimenticato Boccioni non a caso, che come sai è, insomma, no, io sono di cui sono esperto. E però, appunto, un'altra delle figure principali della sua ispirazione, della sua formazione è stata proprio lo ha detto, lo ha scritto più volte, insomma, Giovanni. Parto dall'inizio con due date. Quella dell'82, perché tu hai fatto la prima mostra pittori e scrittori, un errore in cui mi ha portato Alberto, parlando di pittori e scultori. Pittori e scultori, giusto, okay. giusto. E allora ti volevo chiedere, qual è, ripartendo dal discorso della scultura, ma davvero, visto che la scultura a un certo punto è apparsa come un elemento, tu che sei un pittore, come ti è venuto in mente, qual è stato il punto di partenza per cui hai sentito il bisogno di far sì che dalla seconda dimensione si passasse alla terza, e con quali modalità? Poiché mi sembra che il primo lavoro era in cartongesso, poi sono diventati comunque materiali, a parte i sassi, materiali leggeri, no? Dunque, allora, la mostra Pittori e Scultori era una mostra che è stata fatta alla Rotonda della Besana nel 1982, dove io ero stato invitato da un signore che si chiamava Alberico Sala, che lavorava al Corriere della Sera. Tra l'altro, così dico per inciso, visto che l'hai detto, io in realtà ho esposto dei quadri di paesaggio, io ho cominciato dipingendo dei quadri di paesaggio anche molto figurativi, con un côté molto espressionista, però mi piace ricordare, visto che Alberto ha ricordato la figura di Mario Schifano, che in quello stesso momento Mario Schifano esponeva, 1982, dei quadri immensi, alcuni, quello con le biciclette, che poi è un quadro mitico, in cui c'era questo suo ritorno alla pittura parallelo al fenomeno della transavanguardia. Questo giusto per inciso, per spiegare un po' come avvengono, cioè come certe cose occasionali. Io, il mio sguardo allora era molto diverso, cioè io ho scoperto dopo la libertà, diciamo, pittorica che poi mi ha offerto la lezione di Schifano. Invece il mio rapporto con la scultura nasce in una maniera molto semplice, e molto semplice perché nasce in questo modo. Allora, io faccio una mostra di opere su carta in una galleria di Lawrence Rubin in Via Fattebene Fratelli a Milano, un famoso famosissimo mercante americano che decide di aprire una galleria a Milano per agevolare l'attività di suo figlio. E in questa galleria io decido di esporre delle grandi opere su carta, e che alcune forse si vedono, insomma, adesso in questa serie di immagini, e c'era un giardino molto bello, e allora ho immaginato che in quel giardino qualcosa dovesse esserci. E così ho fatto questa grande scultura che ho intitolato Fior di Fragola, una scultura che poi era fatta con dei mezzi rudimentali, tanto è vero che si è poi distrutta, non esiste più. Era come un grande tronco rosa. Però in realtà il mio, diciamo, lavoro con la scultura nasce in relazione a quella mostra che ha citato Alberto, che è Novo a Telba, per Panza di Biumo, no? In cui ho fatto una grande installazione dedicata al tema della notte, cioè più che altro dedicata a quel momento magico in cui la luce cala e arriva all'oscurità. Io mi ero fissato di lavorare su quest'idea attraverso il mio linguaggio, che era un linguaggio di pittore, diciamo, di rappresentazione, no? Per cui lavoravo in quel momento
con dei quadri che rappresentavano un fiume e avevo pensato di lavorare in sottrazione, lavorando su un linguaggio molto più minimale, molto meno, diciamo, con una gamma cromatica ristretta che andava dal grigio al nero, in sostanza. E quando ho finito questa installazione, in un capannone dove avevo lavorato per 3 mesi, avevo pensato che potesse essere un elemento importante perché questa installazione avesse l'efficacia che io volevo, no? Cioè, quindi il rapporto con il visitatore che entrava all'interno di questo grande ambiente, e creando delle forme che fuoriuscissero dai quadri. E in quel caso ho pensato di lavorare la gomma piuma, un materiale che poi giustamente, come appena ricordato prima, insomma, tanti artisti, autori hanno ad esempio Gilardi ha lavorato tutta la vita usando la gomma piuma, ma comunque è un materiale non scultoreo, no? Cioè non fa parte della tradizione della scultura. Se uno studia scultura in un'accademia, non gli insegnano a usare la gomma piuma, per cui la mia scelta era una scelta di necessità, diciamo, come dire, espressiva, ma non volevo pormi come scultore. Avevo bisogno che queste forme dessero nel loro insieme una valenza più forte all'ambiente. Tornando al discorso dell'ambiente, tu, diciamo, parti come pittore di cavalletto, tra l'altro una volta mi dicesti che avevi addirittura fatto da ragazzo, da giovane, dei dipinti en plein air, per poi rinchiuderti nell'atelier con le fotografie che sono fotografie, diciamo, che scatti tu stesso, in alcuni casi addirittura ci dipingi sopra, ma la maggior parte delle volte sono i pretesti, i bozzetti, gli studi per poi trasformarli in dipinti. Ecco, se non ricordo male, proprio la mostra alle stelline, che sarà stato alla fine del secolo scorso. Sì, 99. Tu avevi realizzato una dimensione ambientale, per cui era come entrare in una chiesa, perché mi ricordo i dipinti che scandivano lo spazio, la successione, poi c'era una specie di pala di dipinto, ma in realtà era tutto un bosco. Ecco, l'idea che fosse la pittura percorribile, non soltanto un quadro da ammirare, no, come spazio iconico, ma proprio avvolgente. E, questa è stata la molla che ti ha portato a portare questa immersione nella pittura? È, diciamo, di natura naturale? È stato guardando ai boschi che hai pensato di dipingere così? O c'è stato un riferimento artistico a qualche altro pittore, a qualche maestro? Ma sai, cioè, potrei risponderti in tantissimi modi, per cui chiaramente ci sono dei riferimenti che diventano per l'attività di un artista fondamentali, che poi nel corso della vita cambiano, però certamente condizionano quel momento. Diciamo, riguardo a questa cosa, quando io ho fatto la mostra, non è stata la prima mostra, no, comunque io ho fatto una mostra a Roma nella sala di Vicolo Valdina, quando questo premio della Camera dei Deputati, l'offerta, diciamo, il vantaggio di questo premio era organizzare una mostra in questa sala. E diciamo che lì è nata in me la prima volta alla Camera dei Deputati, l'idea di concepire una mostra non come un quadro singolo, ma raccontando una storia in qualche modo, no? Che tutti i quadri avessero una loro unità d'assieme, per cui non era tanto un mettere un quadro più bello, cioè la mostra non diventava più il momento in cui un artista sceglieva della propria produzione i pezzi migliori, ma cercava di dire qualcos'altro. E nel caso della mostra delle stelline, che si chiamava Il richiamo della foresta, diciamo, c'era sempre stata questa mia passione che avevo frequentato anche molto da giovane, no? Del dipingere un bosco, per cui può darsi che io guardassi da un lato i boschi di Altdorfer, quindi, diciamo, di un pittore del Cinquecento tedesco, o guardassi i boschi di Kiefer, no? Che certamente ha condizionato in un certo momento il mio modo di guardare le cose, oppure anche dei boschi di Zimmer, che è un pittore di questi Nuovi Selvaggi, che ha dipinto questo oggetto. Per cui è chiaro che quando un artista si pone di fronte a un tema, cioè inevitabilmente si pone anche dei punti di riferimento con cui non può farne a meno, no?
E allora lì era nata questa idea di creare, cioè la cosa nasce in maniera molto semplice, che io avevo desiderio di dipingere un bosco, avevo sempre dipinto dei boschi, alcuni anche in plein air, come dici tu. Tra l'altro c'è questa cosa, insomma, particolare che c'era un mio amico, un pittore francese, cioè un pittore italiano, che però viveva a Parigi, che presto ogni tanto mi prestava la sua casa per andare a dipingere quando ero proprio un ragazzo, avevo 15, 16 anni, 17 anni, e mi dava questa casa, e questa casa era a Caldes, nel paese dove è stato ammazzato questo ragazzo qui dell'orso, no? E io stavo lì magari 10 giorni, andavo su da solo col pullman, portavo le tele e andavo a dipingere nei boschi. E allora quando mi dicono, cioè, mi è capitato spesso di dover affrontare questo tema dell'orso, diciamo, perché effettivamente è un tema in cui ci sono tanti punti di vista diversi, allora io semplicemente raccontavo questa storia che dicevo quando io ero ragazzino e andavo a dipingere, cioè adesso a dipingere nel bosco non ci andrei più, ecco, semplicemente questo, per cui preferisco dipingere nel bosco tranquillo senza avere questa paranoia. Però avevo nella mia mente questa idea di dipingere dei grandi quadri con la foresta, finché dipingendone uno, il primo, che si chiamava La foresta nera, il primo di questo ciclo, e poi nel mio studio penso che, come sempre, gli artisti quando dipingono un quadro e pensano che quello sia un buon risultato, ne vuole, cioè, a me succede così: faccio un quadro che funziona, dice ne faccio un altro uguale, così ne ho due belli uguali. Cioè, al desiderio, è come se un quadro non bastasse in realtà a raccontare quello che uno ha dentro, no? E ha bisogno di insistere. Però in quel caso non era tanto che un quadro secondo fosse più o meno bello del primo, forse era meno bello del primo, però ho capito come i due messi a fianco funzionassero. Allora piano piano ho strutturato questa mostra in cui c'era questo aspetto, diciamo, anche un po' teatrale, no? E per cui i quadri erano messi per terra, erano alti 2,60 e c'era questa idea, entrando, di immersione in un ambiente naturale, no? Anche perché in quel momento, parlo di 24 anni fa, diciamo, l'elemento, diciamo, si può dire, insomma, naturalista era più evidente del mio lavoro di oggi, che magari ha un'ascendenza più, come dire, più libera, ecco. Volevo chiederti, ecco, nella maggior parte delle tue opere la figura umana non c'è, no? È un aspetto, diciamo, che volutamente l'hai sempre esclusa, anche vedendo, no, le tangenziali, gli svincoli, diciamo che è un paesaggio in cui tu non hai mai concepito, diciamo, la figura umana volutamente, oppure, diciamo così, non ti è mai venuta, diciamo, da inserire, cioè come mena questo aspetto? In realtà è un pensiero che ho avuto spesso, cioè io nasco anche come pittore di figura, tant'è vero che in questa mostra che c'è a Milano, che ripercorre tutto il mio rapporto con l'incisione, che è stato un rapporto per me fondamentale, i primi due lavori sono fatti nel 78, quando facevo ancora l'Accademia, dove c'era una scuola di incisione, e sono delle copie di un autoritratto col sassofono di Max Beckmann e un quadro di Danza degli Apache. Cioè, per cui il rapporto con la figura. No, io a una certa ho abbandonato quel di affrontare quel problema, perché mi sentivo più libero in una dimensione, diciamo, che è poi quella che è stata la mia dimensione, cioè di affrontare il tema della natura. Però spesso mi viene il desiderio di provare a vedere cosa succede, ecco. Per cui è un problema un po' risolto, ecco, diciamo. Poi c'è un altro aspetto che, appunto, si parlava prima di Boccioni, no? Boccioni fa il percorso inverso al tuo, o meglio, tu fai il corso, perché venendo dopo, tu fai un po' un percorso inverso a quello di Boccioni, ovvero Boccioni parte dalla campagna, che poi diventa periferia, per diventare poi città, no? E quindi dei paesaggi del 1908-9, invece tu parti, diciamo, invece, se vogliamo, dalle tangenziali e poi arrivi invece, diciamo, alla natura. Questo, ecco, come lo vedi questo rapporto, diciamo, tra te e Boccioni in questa chiave? Ah, dicevo, c'è una cosa che mi ha sempre, diciamo, a cui penso sempre, che Boccioni a Milano aveva uno studio in Via Adige, che è vicinissimo allo studio dove lavoro io, che è in Via Spartaco. E dal balcone lì c'è una lapide, no? Se uno va in Via Adige a quel portone, c'è la lapide che indica esattamente la casa e il balcone da dove lui faceva questi paesaggi famosi della periferia di Porta Romana, no? Che poi, diciamo, è quell'area, se uno conosce un po' Milano, è quell'area adesso, diciamo, dove c'è la Fondazione Prada, più o meno, no?
E cosa posso dire? Secondo me il mio amore per Boccioni è un amore inconscio, nel senso che in realtà io quando dipingevo i quadri dedicati alla periferia, cosa che ho fatto per diversi anni, dipingevo quei quadri pensando agli espressionisti tedeschi, cioè io pensavo giustamente a Fetting, come ha ricordato Alberto, pensavo a Kirchner, pensavo a tutto quel grande momento di recupero che in una Milano degli anni 80-90 è stato molto importante, perché il rapporto, diciamo, questo passaggio, no, che io, su cui io ho cercato di riflettere, della mia educazione, diciamo così, che è un'educazione tendenzialmente verso Parigi, no? Cioè io sono io ho studiato francese a scuola, ho imparato inglese da grande. E Parigi era il centro della nostra attenzione, cioè il viaggio Milano-Parigi in treno di notte, nel treno a cuccette, era un classico. Uno doveva andare a Parigi, che ne so, 5-6 volte all'anno perché cioè perché le mostre a Parigi non potevano non essere viste. E a una certa però l'attenzione si sposta verso Berlino, no? Parigi oggi è tornata a essere la grande capitale, diciamo, in seguito alla Brexit, no? Londra decade, però in quel momento c'è stato quel momento in cui abbiamo scoperto, almeno io e insomma, i miei amici trovavano nella pittura tedesca dell'inizio del secolo, ma anche nella pittura tedesca, diciamo, degli anni 80-90, una sorta di complicità, una complicità che era anche, che corrispondeva a una sorta di inquietudine. Noi eravamo dei ragazzi abbastanza inquieti, avevamo un rapporto con la generazione dei nostri genitori difficile, complicato, complesso. Cioè oggi se io insegno in accademia, se parlo degli anni di piombo, o l'altro giorno c'era un'intervista che ha rifatto rivedere a Mixer per dire a Franceschini, no, che era uno dei capi delle Brigate Rosse, se io ne parlo con un ragazzo di 20 anni, dice, ma cos'è quelli? Sono pazzi? Invece la nostra generazione è stata segnata da un momento anche dal punto di vista umano complesso e forse nello spirito così di rivolta che in fondo in qualche modo la Germania o Berlino ci trasmetteva, che poi poteva passare dalle incisioni di Kirchner o ai quadri di Lüpertz, no? Ad esempio un autore che in Italia in quegli anni era molto visto. E cioè questa sorta di corrispondenza per me è stata, diciamo, molto educativa anche in qualche modo, mi ha dato molta energia, ecco. E Boccioni in questo come si inserisce? Boccioni si inserisce in un modo. No, perché sono arrivato a dire questo? In realtà sono arrivato a dire questo che io dipingevo pensando a quel mondo, ma in realtà il mio stile era uno stile, mentre un quadro di Kirchner, per dire, è fatto con delle pennellate sicure e il rosso è rosso, il blu è il blu e il giallo è il giallo, no? I quadri di Boccioni e di quegli anni, se noi andiamo a vederli, sono fatti di passaggi materici e io in fondo guardavo, volevo dipingere come loro, ma dipingevo come Boccioni, ecco, non che dipingessi come Boccioni, per carità, però c'era dentro di me quello spirito, ecco. Torniamo un attimo alle origini, dopo diciamo appunto arriviamo alla legge della giungla che tu dedichi nel 2015 a tuo padre, poiché vorrei chiederti di parlarci di lui, perché tutti quanti noi quando pensiamo al tuo lavoro pensiamo sempre allo zio materno, no? A Testori, e invece nella formazione tua, dei tuoi fratelli, per chi non lo sapesse, Giuseppe, i suoi due fratelli sono uno storico dell'arte e un altro giornalista, quindi evidentemente oltre allo zio, e tutti e tre mi sembra si danno molto da fare per la Fondazione Testori, volevo chiederti di parlarci di tuo padre, poiché poco fa mi ha rivelato che era un tecnico del colore. Dunque, allora, quel catalogo che hai in mano è un catalogo di una mostra che ho fatto quando mio padre era appena morto, e La legge della giungla, cioè forse mentre preparavo quella mostra mio padre è morto. E allora ho pensato che ci fosse bene dedicarlo a lui, e infatti all'inizio c'è scritto a mio padre. Io sono stato, devo dire, un uomo estremamente fortunato. Mio padre era un uomo meraviglioso, e evidentemente forse nella sua vita può aver subito la presenza dirompente del fratello di mia madre, che era Giovanni Testori.
Giovanni Testori era fratello di mia madre, ma aveva anche con mia madre una sorta di liaison molto forte, era una presenza molto, come dire, costante nella nostra vita quotidiana, no? E mio padre era un uomo opposto, mentre Testori era un uomo da palcoscenico, era sostanzialmente un uomo di teatro, qualunque cosa facesse, sia che mangiasse un dolce o che scrivesse un articolo per il Corriere della Sera, aveva quell'aspetto teatrale. Mio padre non aveva l'aspetto teatrale. Mio padre era un uomo silenzioso, un uomo che sapeva ascoltare e che aveva sempre, diciamo, si tirava indietro, ma nel suo tirarsi indietro la sua posizione in quel modo era importante tirandosi indietro. Per cui ho sempre avuto con lui una grandissima stima. Però poi alla fine, quando è mancato, diciamo, è mancato molto anziano, cioè ha avuto, diciamo, una fine anche, ha avuto un tumore, ma è morto in poco tempo, insomma, non ha avuto una vita, una morte difficile, diciamo così. Però ho avuto quella sensazione che qualcosa in lui, che io avrei potuto essere migliore con lui, non lo so, che forse lui mi diceva voglio venirti a trovare in studio, io dicevo sì sì dai vieni settimana prossima, poi alla fine non veniva, non è venuto, insomma non so come dire, c'era qualcosa che ti resta un po' dentro. E in effetti dal punto di vista, diciamo, della sua attività, lui era un tecnico che ha lavorato, era un chimico fisico specializzato sulle questioni del colore e ha scritto dei libri, dirigeva una rivista che si chiamava Tintoria, lavorava in una tintoria, quindi era specializzato, diciamo, in tutte le tecniche. E io bambino, quando accompagnavo mio padre al lavoro, come forse sarà successo a molti di noi, penso, non so, io magari ogni tanto saltavo in macchina con lui e stavo lì con lui tutto il giorno e lui mi faceva vedere nel laboratorio della sua azienda, che era a Bollate, un paese poco fuori Milano, si chiamava Timavo, e mi faceva vedere gli esperimenti che faceva mischiando le polveri, eccetera. In realtà io non è che fossi, non ho nessuna, diciamo, preparazione da chimico come lui aveva, però forse c'è una parte così, come dire, inconscia, che ne so, che certamente in qualche modo ha influenzato. Secondo me su questa domanda del padre abbiamo tirato fuori qualcosa di inedito, perché io poi, conoscendo un po' tutte le interviste che tu hai fatto, non ne hai parlato spesso. E tu come padre come sei? Chiederai a tuo figlio di andare a studio suo, ammesso che faccia il pittore? No, beh, io penso, non so se sono un buon padre, insomma, dovrei dire, io ho un figlio che ha 26 anni, si chiama Benjamin, e adesso vive a Berlino, e vive a Madrid. E penso che oggi essere padre è difficile, no? Vabbè, questo è ovvio, ma penso che la cosa fondamentale è sia, se un figlio ha una passione, cioè difendila, lascia, va bene. Cioè io quando ho detto a mio padre che volevo fare il liceo artistico, io avevo una madre diversa, che era una madre molto più, diciamo, come adesso dire prepotente e sbagliato, però insomma, in realtà io volevo fare il liceo artistico, mi ha detto no, tu fai il liceo classico, perché bisogna fare il liceo classico. Era una famiglia così, con un'ascendenza borghese, il liceo artistico si parla degli anni 70 forse, e così ho fatto il liceo classico. Poi ho scelto di fare l'Accademia di Belle Arti, ho fatto un esame d'ammissione, mi hanno ammesso, e però nessuno, cioè, non mi ha detto non fare il pittore, cioè non fare, è chiaro che uno può aspettarselo, no? E mio figlio ha fatto una scelta completamente diversa e lui si occupa di marketing dello sport, è appassionato di sport e già cioè, se uno ha una passione, proteggetela, va protetta, ecco. Senti, invece, un altro aspetto che io ho colto leggendo un po' di cataloghi e documentandomi un po', come faccio sempre prima di ogni incontro di Martedì Critici, è quello legato, insomma, ad alcuni confronti coraggiosi che tu hai avuto, insomma, con grandi maestri, grandi mostri sacri dell'arte contemporanea. Mi riferisco ad esempio a Rothko, no? O a Burri stesso, quando hai iniziato a utilizzare per esempio il ciclo di opere sul nero, eh? Oppure niente di meno, sei addirittura andato indietro e hai rappresentato invece le ninfee che, insomma, tanto cara, come sappiamo, a Monet, che le ha dipinte, ridipinte in tantissime occasioni, sono state, insomma, uno dei suoi ultimi, diciamo così, cicli pittorici.
Ecco, ci vuoi raccontare un po' come è avvenuto? Perché insomma, voglio dire, uno avrebbe potuto dire, beh, ma insomma le ninfe già le ha fatte Monet, ma insomma no, lascia perdere, ma che ti metti a fare qualcosa che già no, è il maestro incontrastato e quindi... E invece no, hai voluto, non so, una sfida, non lo so, ma mi piacerebbe sapere. E la stessa cosa per il nero. Il nero, come sappiamo, è l'assenza di tutti i colori, no? E anche qui, insomma, fare un'opera nera, insomma, dove in teoria non si vede nulla, ma invece tu a un certo punto mi ricordo che da qualche parte hai tirato in ballo un autore del passato in cui chi affermava che ci sono ben 76 tipi di nero. Ah, ok, Franz Hals. Franz Hals, ecco, niente. Prego. E, dunque, in realtà, guardandosi indietro si può andare avanti, no? Frasi che hanno sempre una sua verità. Però in realtà, ad esempio, le ninfe, diciamo, sono il fatto più clamoroso, no? Perché oggi affrontare il tema delle ninfe, dice, cioè, vai a toccare una terra minata, no? Cioè, vuol dire, come fai a dire qualcos'altro su quel tema lì? Mi sembra impossibile. Però in realtà, nel mio modo di procedere, queste cose, le dinamiche avvengono sempre all'interno del lavoro. Cioè, non è mai un'idea a tavolino in cui io mi metto e cerco, diciamo, di trovare qualcosa di nuovo. Ma ad esempio la storia delle ninfe è nata una volta che degli amici mi hanno chiesto di organizzare una mostra per la nuova ala dell'Orto Botanico di Padova. E a Padova c'è l'orto botanico più antico d'Italia, visitato anche da Goethe, dove è stata costruita questa nuova ala. Allora mi hanno detto, insomma, hanno scelto il mio lavoro, il mio Giovanni Frangi, perché essendo il mio lavoro sempre dedicato alla natura, così decido, gli spazi espositivi erano molto grandi e decido di presentare tre cicli diversi. Uno Pasadina, che era un ciclo di incisioni, un altro era un altro ciclo in cui avevo lavorato underwater con delle immagini fotografiche stampate e poi dipinte subacquee, e un altro un ciclo fatto apposta che ho intitolato Alice's Blood, no? Alice's Blood perché in realtà erano delle grandi tele bianche che sembravano dei disegni molto essenziali, e Blood in tedesco è sia foglia che foglio, no? Allora c'era questo equivoco. Ho finito tutta la mostra e c'era come se fosse questa sala, supponiamo due pareti in fondo in cui mancavano i quadri, e era bene mettere due quadri anche là, insomma, perché la mostra fosse chiusa. E allora, usando sempre io la macchina fotografica, perché io scatto delle foto e il mio rapporto con la fotografia è fondamentale, e lì nel dehors, nel fuori, insomma nel giardino di questo orto botanico c'erano delle ninfe normali, non che fossero meravigliose, normali. Quelle due o tre foto mi hanno permesso di fare i primi due o tre grandi disegni, 4,20 metri per 2,60 metri, con queste forme, diciamo, molto quasi astratte, no? Queste forme di foglie nell'acqua. E poi da lì è scattata la molla in maniera automatica. È chiaro, se ci pensavo prima non l'avrei fatto. No, diciamo che diventa così anche sul nero. In realtà il nero, cioè, ho pensato dopo che Rocco o Burri, no? Il nero, andate a vedere i quadri di Burri, tutti li conoscerete benissimo, ma insomma il Burri, nero nero, nero lucido, nero opaco, nero materico. Però in realtà il nero a me è venuto a una certa, perché dicevo, io usavo, era un po' un trucco, no? Facevo un grande paesaggio, il cielo rosso, dice, beh, facile, tu fai cieli rossi, no? Cioè, capisci, sembrava che fosse il mio modo di usare il colore un po' ammiccante. Allora ho detto, no, adesso facciamo nero su nero, cosa succede? E il primo quadro ci ho impiegato tre mesi a capire, e poi sono riuscito e ho capito che dentro quel nero c'era un mondo da esplorare, insomma. Sembra di sentir parlare un artista, diciamo, del secolo scorso, nel senso che c'è un tipone dei problemi riguardo alla forma, alla luce, al colore, e quindi mi sembra di capire che non, e l'hai detto poco fa, non c'è un problema di artista impegnato che guarda i problemi politici, economici del paese o comunque mondiali. E ti volevo chiedere, rimanendo sulla luce
Una volta tu hai parlato di un quadro che era tutto dipinto con un unico tono, con un unico colore, a seconda delle sovrapposizioni dello stesso colore, se non ricordo male, viola o comunque, hai detto, è come uso la tela come se stessi lavorando un acquarello, in modo che la luce viene dalla trasparenza da dietro. E quindi ti ponevi ancora una volta un problema formale, ma che poi è poetico, e linguistico. Ma sei un problema tecnico. Sì. E no, a proposito di acqua, visto che quella è la tecnica che tiene dentro la trasparenza, poi tu hai fatto quella mostra alla Spezia, se non sbaglio, al Camec, uso di mare, tutto attaccato. No, è un soprannome di un sì, Antoniotto Uso di Mare, l'esploratore genovese, e poi hai detto l'acqua mi colpisce perché in fondo è un sinonimo della pittura. Ecco, ci vuoi parlare dell'acqua, nel senso, in che senso è così legata alla pittura? Dunque, quella mostra era una mostra in cui nella Galleria Civica di La Spezia avevo fatto una sorta, la prima volta che era capitato di fare una specie di retrospettiva tutto appunto sul tema dell'acqua, perché diciamo io ho frequentato spesso questo tema in momenti diversi e ho pensato che lì ci fosse essere una buona opportunità, essendo La Spezia sul mare, di affrontare quel tema. E a me credo che interessi l'acqua perché mi piace questo senso della pittura legato al movimento, no? Cioè l'acqua è qualcosa che ferma, ma non è mai ferma. E così pure, non so, mi viene in mente, immaginiamo un pittore che dipinge, e come non dipinge quasi nessuno, mettiamo De Kooning, no? Vedete un quadro di De Kooning, è fermo ma si muove, non è mai... E allora quella pittura lì è acquatica, no? Forse in questo senso, forse perché nell'acqua si riflette il cielo, ci sono molte possibilità anche di costruire un'immagine con il tema dell'acqua. E in realtà quando facevo quei quadri viola, perché mi era venuta in mente una cosa, che in realtà... E io dipingevo a olio e in questo caso facendo sì che l'olio fosse usato quasi come se fosse un acquarello, quindi molto diluito. Diciamo che la tecnica secondo me è sempre stata fondamentale. Quello che cerco di insegnare io a Brera è questo. Ragazzi, cioè, nessuno nasce, esce da una scuola ed è un pittore, no? Perché un pittore sempre deve... imparare qualcosa, e io mi accorgo, ad esempio oggi venendo in treno da Milano mi sono studiato, perché ho deciso di fare una lezione su un artista tedesco che io conosco bene, però un conto è conoscere bene un artista, un conto è parlarci due ore, che è molto più complicato, ed è Sigmar Polke, no? E allora il lavoro di Polke, che è un artista tedesco straordinario, un artista diciamo che ha delle aperture è incredibile anche oggi, capisci come lui fosse stato uno sperimentatore tecnico incredibile e come l'arte nasce sempre in qualche modo dalla tecnica, cioè la tecnica non è qualcosa che si sovrappone a un'idea, no? Ma è sempre qualcosa che almeno nel mio caso, insomma, io per dire, ma perché anche banalmente io ho dipinto per anni si usano le tele di lino, no? Le tele di lino si possono preparare in un certo modo o in un altro modo, si può mettere una colla, si può mettere il gesso di Bologna per cui la tela sia bianca, o non si può per nulla prepararla in maniera che il colore diciamo compenetri col tessuto, o si può usare una tela ad esempio di lino bianca, che allora a quel punto la trasparenza del tono dà quella luminosità come se fosse la carta, o si possono usare delle tele nere, ad esempio molte mie ninfee sono dipinte su dei velluti neri in cui il verde della ninfea aveva come un'energia differente, no? Cosa pensi dei tuoi colleghi o comunque di artisti che invece non hanno affatto la preparazione, una preparazione artigianale, artistica, accademica, e anzi la rivendicano come una, come dire, una preziosità, quella di non... No, vabbè, non... ma sai, non vuol dire, io guarda, ti dico... Che tutto l'aspetto produttivo lo declinano affidandolo ad altri esecutori.
No, vabbè, un conto, quello, vabbè, quello è un problema, diciamo, che l'arte contemporanea ha completamente, vuol dire, accettato come una cosa evidente, no? Vuol dire, non è che se Catalan non cambia l'efficacia di un'opera di Catalan del dito medio in Piazza Mezzanotte, non cambia se dall'esecutore, no? Se l'ha fatta lui o l'ha fatto un altro, a noi non ci interessa, ma questo mi sembra che ormai sia scontato. E d'altro lato penso che, non so, mi era capitato appunto, raccontavo prima ad Alberto, ho fatto un incontro con Stefano Arienti a Brera, e Stefano Arienti ha studiato agraria ed è uno degli artisti più importanti che lavora oggi a Milano. Uno dei miei migliori amici si chiama Massimo Kaufmann, che è un artista della mia generazione ed ha studiato filosofia, ha fatto il giornalista per Flash Art, adesso è un artista, cioè voglio dire, per cui capisci che le vie dell'arte sono infinite, sì. Senti, invece, ma a proposito, ecco, la pittura, come sappiamo, ha avuto alterne vicende, no? Negli anni, va su, va giù, poi a un certo punto sembra che tenga, adesso è di moda, chissà, no? Tu invece hai, diciamo, cavalcato quest'onda fin dall'inizio, senza esitazioni, non è che hai a un certo punto optato per qualche altra cosa, non è che hai virato verso, ne so, altri medium, potevano essere, che ne so, video, la fotografia, altre cose ancora, più, se vogliamo, di moda, no? Più contemporanee ancora. E hai mantenuto, diciamo, dritto questo timone che ti ha portato fino ad oggi dove sei. Ma a un certo punto mi ricordo, no, leggendo, che tutto pronto, vai con il tuo ormai amico Massimo Agosti e vi fate un giro al MART per cercare di fare una mostra lì al MART. E la risposta invece è no, oggi sono altri gli artisti, insomma oggi sono, cioè Peter Doig, ci sono questi, insomma. Ah, no, no, sì, sì. No, cosa, no, ma in realtà lì è successa una cosa divertente. In realtà con Giovanni Agosti, che è un mio carissimo amico, con cui, sì, sì, con cui abbiamo lavorato e lavoriamo tuttora, diciamo, in un modo molto felice, diciamo così, e era successo questo, che io ho fatto una mostra al MART, l'idea era, avevo fatto questo grande quadro che si chiamava Giardini Pubblici. Il MART allora era diretto ancora dalla Gabriella Belli. Parlo con la Gabriella e dico: Gabriella, avrei un'idea, vorrei fare una mostra con un quadro solo, che è un po' una stravaganza, no? E lei dice, vabbè, e lei era in macchina, mi ricordo, e mi dice, ma va bene, facciamo una mostra, fammi vedere il quadro, vengo a trovarti. Allora il concetto era, facciamo una mostra con un quadro solo, mettendo ai lati di questa stanza, una grande stanza, il quadro era importante, 3,5 metri per 2, con tutti gli studi e gli schizzi che io avevo realizzato per fare quel quadro. In realtà non era vero, era un po' un gioco, diciamo, in qualche modo c'era un elemento, chiamiamolo concettuale, gli schizzi li avevo fatti tutti dopo, ma volevo far finta di fare una mostra come se fosse la Grand Jatte di Seurat, supponiamo, il capolavoro con i quadretti a fianco, no? E allora c'era, diciamo, un lavoro molto sull'idea della pittura, la pittura come linguaggio che ancora aveva l'energia, diciamo, per esistere, no? Che tuttora io non ho mai avuto dei dubbi, perché penso che la pittura abbia sempre dentro di sé, cioè non è tanto la pittura che ha dentro di sé questa energia, io penso che sono gli esseri umani che hanno questo bisogno, cioè in fondo perché certi pittori hanno un successo strepitoso, non perché siano più o meno bravi, ma perché forse raccolgono anche un'esigenza che è nostra, più intima, no? Però in quel caso avevamo pensato, durante la mostra, con l'idea della Gabriella Belli, di invitare Lea Vergine e di fare un dibattito sul senso della pittura. Allora, da una parte c'era appunto Giovanni Agosti, che aveva curato questa mostra, c'ero io presente, e dall'altro c'era Lea Vergine, che invece evidentemente doveva dire no, la pittura oggi è un linguaggio morto, cioè lei evidentemente alla Vergine, cioè per emblema e per eccellenza la critica che ha parlato, insomma, di linguaggi differenti, no? Non penso che abbia scritto molto sulla body art, per dire. Mentre invece questo incontro, come se fossimo noi adesso, è finito subito, perché lei ha preparato un testo scritto
dicendo che in realtà oggi appunto in Europa esistono artisti come David Hockney, David Sahl, Peter Doig, cioè quindi grandissimi artisti che ancora usano questo linguaggio e rinnovandolo e facendolo sentire, diciamo, di oggi e contemporaneo. Per cui siamo stati segati in qualche modo, ecco, diciamo, la polemica non è nata. No, c'era un po' un'idea, no, che alla base e che nasceva dal cervello di Agosti, che diceva che oggi nessun artista è in grado, come era in grado nei tempi, diciamo, più felici, Renato Guttuso, di creare un evento con un quadro. Se tu pensi certi quadri di Guttuso, i funerali di Togliatti, prendiamo, o la Crocifissione, o anche Spes contro Spes, così, lui faceva questo quadro e questo quadro diventava un po' come se fosse un film, non so adesso, io non ho visto il film di Nanni Moretti adesso, però tutti ne parlano, che è un bene, no? Bello brutto. Cioè allora, non so, pensiamo ai film di Visconti, Gattopardo, quando è uscito, tutti l'hanno visto, no? E oggi forse un'opera d'arte fa più fatica, no, a creare questa attenzione. L'assolo, manca l'assolo. Senti, ti faccio un'altra domanda invece che riguarda un po' così l'aneddotica, ecco, no? Tu hai vissuto qui a Roma per qualche periodo, facevi avanti indietro per 4 anni e hai frequentato molto Gino De Dominici, tutto il milieu artistico che gravitava intorno, diciamo, a Piazza Navona, da Bartolo, insomma il Caffè della Pace. Che anni erano? Che cosa ti hanno dato? Ci vuoi raccontare qualche cosa così particolare che non ha mai detto, magari, che comunque riguarda Roma, riguarda questi artisti? Beh, diciamo che la ragione per cui sono venuto a Roma è che c'era una mia fidanzata dell'epoca che si chiama Alessandra Carta, che a una certa da Milano ha deciso di venire a vivere a Roma per fare l'Accademia di Belle Arti. Eravamo molto giovani. No, beh, lei era molto più giovane di me, per cui ero un pochino più grande, però. E quindi questa mia liaison, chiamiamola così, ha portato che lei avesse una casa che abitava con un'altra sua amica in via di Pietro Sisto, dove c'è all'inizio di Trastevere. E quindi io ho frequentato molto per queste ragioni Roma, e in questa casa c'era anche una piccola camera dove io avevo attrezzato un mio studio, dove venivo e lavoravo. Allora si veniva a Roma in macchina, pensa a te, e facevo questi viaggi notturni assurdi con i quadri sopra il tetto, così, e lavoravo tanto, e per di più c'era questa vitalità romana che era affascinante, appunto. De Dominici, non è che De Dominici è una cosa strana, De Dominici, che allora lui era un mito. Io, in realtà, De Dominici penso che sia nato nel 48, sì, nel 48, muore nel 98, e 98, io sto parlando 96-97, o forse anche prima, sto parlando fine anni 80, e De Dominici era già un mito, e io, per la verità, avevo 10 anni di differenza, però lo guardavo, cioè la relazione con lui era molto ossequiosa, capisci? È strano, no, come certi personaggi siano riusciti. Beh, De Dominicis poi è stato un gigante in questo, perché ha creato un mito di se stesso in maniera incredibile. Però insomma, la vitalità di quegli anni romani, poi c'era questa discoteca che era in un tendone fuori Roma, all'Eur, che adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque questo tendone, e noi andavamo il sabato sera, insomma, lì capisci come allora, insomma, anche l'età, la giovinezza e la musica avesse un valore. No, dopo ti dico come si chiama, perché era un tendone molto, molto avanti, e insomma, come ci sia quell'energia che forse è dovuto un po' all'età, insomma, in cui uno poteva tranquillamente vivere la notte fino in fondo e avere dalla notte tutto quello che andava cercando, non lo so, insomma, forse era legata all'età. Certamente sono immagini di una Roma molto, molto poco milanese, ecco, diciamo così, molto poco milanese, e nel senso che Milano era una città più fredda, no? Più dove c'era più fredda, più. Io ogni tanto portavo qualche mio amico milanese, dice: vieni giù che passiamo un weekend insieme, così, e in effetti
i vantaggi erano importanti, ecco. Io volevo soltanto chiederti il tuo rapporto con gli scrittori, da Luca Doninelli ad Alfredo Picca. Mi viene da pensare che ci sia un rapporto anche molto spesso di amicizia, e mi piace ricordare che quando ti hanno chiesto come passi il tuo tempo libero, tu hai detto: mi piace stare con gli amici, organizzare cene, e che proprio, come dire, fa parte poi anche un po'... immagino anche la tua pittura, che è così conviviale, così piena di slanci, di entusiasmo, sembra che sia la tela una tavola imbandita nella quale le forze affettuose e la bellezza del colore si sposano. E non so come sono arrivato a questa metafora, però volevo chiederti di Doninelli e di Picca, è tutto molto più complicato, e di tutti, diciamo, e del tuo rapporto con gli scrittori. No, ok. No, dunque, il mio rapporto con gli scrittori, è, che ne so, nel caso di Picca, è uno dei miei migliori amici, e ci sentiamo spesso, è veramente un uomo stravagante, che ha una grande energia e che delle volte ha anche scritto delle pagine sul mio lavoro. Luca Doninelli è uno scrittore che invece sta a Milano, spesso viene a incontrarmi, per cui uno sguardo diverso sul mio lavoro è sempre interessante. Quando ero invece sui Navigli, dove andavate a fare i martedì critici un po' di anni fa, ad esempio avevo conosciuto molto bene Alda Merini, che aveva scritto delle poesie, ma allora Alda Merini era una vecchia signora che stava al bar tutti i giorni ed era ancora prima della sua, diciamo, apparizione al Costanzo Show, per cui nessuno sapeva che era la poetessa che poi... Ma ha scritto quattro poesie, sì. A una certa dovevo fare una mostra a Firenze, da Poggiali, una galleria con cui ho lavorato tanti anni, e allora ho pensato: Alda, perché non mi scrivi? Allora sono andato su in casa sua e ha scritto, abbattendole a macchina, velocissime, quattro poesie sul tema delle donne, perché io dipingevo ancora le donne. Cioè, la cosa che mi ricordo che le avevo fatte leggere a Testori, a mio zio, dico: guarda, sono andato lì, ho avuto quest'idea e le ho dato 100.000 lire, non so, perché lei aveva sempre bisogno di soldi, è giusto, insomma, aveva bisogno di soldi. E le ha scritte e lui mi ha detto: è come l'onda del mare, vedi che torna il mare, no? Perché aveva questo senso della poesia, della scrittura come fluida, no? E poi no, un altro personaggio importante con cui ho avuto a che fare in maniera così è stato ad esempio Aldo Busi, che un giorno ha visto in una piccola fiera a Montichiari, che è la città dove lui abita, c'era una fiera lì, c'erano dei miei quadri, e lui ha visto questi quadri, poi ci siamo messi in contatto, siamo diventati amici, e ha messo un quadro mio in copertina, un libro, una collana di Frassinelli che lui curava per i romanzi giovanili di Verga, e poi ha scritto un testo per me che si chiamava La fabbrica desnuda, è un altro personaggio. È chiaro che sono dei personaggi fuori dal sistema, diciamo, no? Per cui delle volte non hanno uno sguardo critico come può avere lui, che ha una formazione, cioè, da storico, no? Quindi ogni tanto qualche svarionata la prendono, diciamo così, no? Perché possono appassionarti ad autori che invece non lo so. Però alla fine, quando arrivano a colpire colpiscono in una maniera differente, insomma. Prego. Quanto tra i pittori che hanno potuto influenzare o guardare, quanto Kiefer abbia potuto, cioè, che rapporto con il pittore Kiefer, Kiefer, e se conosci anche l'opera di Paolo Picozza, che era... Sì, sì. Perché vedo... Guarda, ti dico, sai una cosa strana? Che prima mi hai chiesto di mio padre, e mio padre una volta era andato a vedere alla Fiera di Bologna, la fiera, così, e aveva confuso un Paolo Picozza per un mio quadro. Invece te. No, per cui ci sono delle analogie. Sì, no, è un autore che stimo molto, che stimo moltissimo. E no, beh, Kiefer è, cosa vuoi dire, è un gigante, e diciamo, il mio rapporto con Kiefer nasce quando lui fa la prima mostra a Venezia al Museo Correr nel 97, e allora la vista di quella mostra lì è in effetti ha ribaltato, cioè ha inquadrato in un certo modo il mio sguardo sul tema del paesaggio.
perché effettivamente la grandezza, la sproporzione, l'irruenza, la profondità stessa di questi quadri. E poi dopo, ad esempio, a Milano ci sono le torri all'Angarbicocca che restano delle torri, cioè un simbolo importante per la città. Sono stato meno convinto, ma non vorrei creare delle polemiche inutili, sull'ultima mostra a Palazzo Ducale, perché mi è sembrato un po' eccessivamente una mostra un po' muscolare, direi io, con un aggettivo che non so se è adeguato. È come un desiderio di mostrarsi così potente. E forse alla fine, non so, non sono riuscito, magari un mio limite, non sono riuscito ad arrivare a capire l'intensità di quel progetto. Capisco quanto sia stato un progetto ardito, perché effettivamente prendere in mano una stanza di quel tipo e stravolgere l'ambiente è sintomo di un grandissimo coraggio, però cioè, preferisco altri quadri di Kiefer, ecco. Ecco, una cosa che non abbiamo detto più e che ti avevo però chiesto all'inizio era la scultura. Che fine fa la scultura? La scultura mi aspetta. Mi aspetta. E sta lì, aspetta. Mi aspetta. Mi aspetta, ma perché in realtà ogni tanto capisco che è un errore che faccio. Perché uno si fa prendere sempre un po' anche da... Cioè a me non mi chiedono le sculture, capito? Cioè non mi chiedono le sculture per cui io mi faccio prendere le cose che... Cioè non è che mi faccio prendere le cose che mi chiedono, però insomma qualche volta anche sì. E in realtà mi aspetta perché capisco che ci sia qualcosa da dire, ecco. Ad esempio io amo tantissimo Franz West, che è un gigante della scultura, della pittura che diventa scultura in qualche modo, no? Le sue grandi opere, diciamo, di cartapesta sono memorabili ed è un grandissimo punto di riferimento per me. Mi piacerebbe fare una mostra di solo sculture, ma senza voler essere scultore. A me piace la scultura non scultura, insomma, la scultura che acquisisce una caratteristica non tradizionale. Non farei mai delle sculture né di bronzo né di questi materiali, le farei sempre usando dei materiali non scultorei, ecco. Bene, io direi che abbiamo chiesto di tutto e di più a Giovanni Frangi, non ci resta che ringraziarlo con grande applauso. Grazie Giovanni, chiudiamo qui la festa della serata. Allora.